Questa trasmissione è offerta da Unipol Sai Assicurazioni del Greco Group, con sedi a Camerota, a Palinuro e a Sapri. Arco Naturale Club, matrimoni e cerimonie. Il tuo sì a Capo Palinuro. arconaturaleclub.it. Colora i tuoi ricordi con Photo World. In via Indipendenza a Palinuro. photoworld.it. Decagel, produzioni gelati e surgelati, sedi a Sanza e a Sapri. AS Service, auto plurimarche, nuovo, usato, noleggio, assistenze e ricambi. A Capaccio, statale 18, chilometro 87-200. Vittoria Assicurazioni, agenzia generale di Casalvelino, con filiale ad Agropoli, agente Giuseppe Severino. Coffee Service R&L, il caffè del bar a casa tua, come lo vuoi tu. coffeeservicerl.it. Buonasera, ben ritrovati da Il Bello del Calcio, sempre qui al condurre Sergio Tardelli, che vi auguro una buona serata e una piacevole conversazione con i nostri ospiti, ospiti di eccellenza. Questa sera abbiamo sulla mia destra, come sempre, il nostro amico giornalista Giuseppe. Buonasera, buonasera a tutti. E sulla mia sinistra abbiamo questa sera i primi della classe del girone di seconda categoria, abbiamo il mister Altobello Antonio. Buonasera. E il suo secondo Giuseppe Morrone. Buonasera. Grazie dell'invito e di averlo accettato, ovviamente. Grazie a voi. Pregherei la regia di andare subito con il girone di prima categoria. Girone F, risultati: Campagna Audax Salerno 3-0, Centro Storico Salerno Real Bellizzi 5-1, Simone Fierro Giffone Seicasali 3-0, Sporting Ponte Cagnano Atletico Faiano 3-1, Calcio 2009 Fisciano 1-0, Valentino Mazzola Tramonti 0-0, Coperchia Cerno Calcio 7-0, Baronissi Olympic Salerno 0-1. Classifica: Campagna punti 27, Centro Storico Salerno 26, Simone Fierro 21, Tramonti e Giffone Seicasali 19, Valentino Mazzola 18, Sporting Ponte Cagnano e Vignale Calcio 2009 17, Audax Salerno, Olympic Salerno 15, Atletico Faiano 13, Fisciano 13, Polisportiva Baronisti 12, Acerno Calcio 7, Real Bellizzi 6, chiude il Coperchia con 5 punti. Che vogliamo dire, Giuseppe? Campagna continua la sua corsa. Campagna continua, doppietta di De Girolamo e gol di Perna, un Campagna che quest'anno sembra appunto stravolge tutti i pronostici iniziali, perché i pronostici iniziali appunto vedevano favorite le squadre più vicine a Salerno, quindi il Giffoni magari oppure il Centro Storico di Salerno, squadre che sicuramente si sono attrezzate e posso tranquillamente ancora dire la loro e vincere il campionato. Per quanto riguarda questa giornata erano presenti appunto due big match, perché abbiamo avuto appunto lo scontro tra il Simone Fierro e il Virtus Giffoni. Purtroppo per il Virtus Giffoni c'è stata un'ennesima sconfitta che più o meno relega la squadra nelle posizioni dei playoff, però secondo me veramente si è toccato un attimo il fondo per quanto riguarda il Giffoni, e quindi è difficile adesso per quella squadra vincere il campionato e puntare magari a qualcosa di più. Per quanto riguarda l'altro appunto scontro di giornata, che era molto importante, era quello tra il Valentino Mazzola e il Tramonti. Che lo 0-0 strano, no? Lo 0-0 strano, classico, le due squadre più o meno nel campo si sono comunque equivalse e alla fine appunto è prevalso il pareggio. Pareggio che addirittura lascia le porte aperte sicuramente entrambe le squadre, ma hanno una 18 e un'altra 19 punti, e sicuramente sono due squadre che possono ancora dire la loro. Per la vittoria è difficile, però almeno per le posizioni importanti nei playoff sicuramente. Per quanto riguarda appunto il Campagna abbiamo detto tutto, l'altra squadra sicuramente che può vincere questo campionato, come abbiamo detto, è il Centro Storico di Salerno. Mister, il Campagna lei come lo vede? Campagna è un'ottima squadra. Campagna già l'anno scorso era attrezzata per le prime posizioni, poi ha preso diversi giocatori come sto De Girolamo, che se non sbaglio stava con Montesano l'anno scorso. Sì. È una squadra
abbastanza forte, secondo diciamo me. Diciamo attrezzata. Attrezzata, è la favorita insieme al centro storico, mi sembra secondo. La sorpresa è la squadra di Serrapede, Simone Fierro sta facendo un ottimo campionato, fa piacere per Gigetto. Mister Morroni, secondo lei chi può insediare ancora quella coppia lì davanti, Campagna, chi potrebbe essere secondo lei? Ma vedendo la classifica, forse la terza, Simone Fierro, poi incominciano ad esserci già 6-7 punti, di essere un po' difficile per le altre, almeno pensare alla prima posizione e alla promozione diretta in promozione. Penso che sia Campagna c'ha qualcosina in più. C'ha qualcosina in più. Tipo di ma diciamo che qualcun altro potrebbe insediarsi nelle zone playoff. Sì, questo sì. Nelle zone playoff possono entrare 4 squadre, quindi la lotta è aperta a più squadre. Comunque lo stesso Virtus Vicentini ha perso adesso con Simone Fierro, ma è un'ottima squadra. Ovviamente dipende anche da questo diciamo mercato invernale, per capire un po' insomma le società che stanno dietro al Campagna se hanno fatto degli acquisti importanti. Sì, non ne sono a conoscenza, certo. Ma potrebbero cambiare le carte in tavola. Bene, passiamo al turno successivo di questo girone. Acerno Calcio Valentino Mazzola, Atletico Faiano Coperchia, Audax Salerno Centro Storico Salerno, Tramonti Vignale Calcio, Fisciano Campagna, Olympic Salerno Sporting Ponte Cagnano, Real Bellizzi Simone Fierro, Giffone Sei Casale, Polisportiva Baronissi. Il girone successivo di prima categoria. Girone G. Procoliano Real Agropoli 2-2, Acquavella Pattano 2-3, Alfanese Newmassa 0-3, Cicerale Real Palomonte 0-3, Pollese Certosa 1-2, Nuovo Sonvito Sapri Rofrano 0-2, Sassano Calcio Gregoriana 0-1, ha riposato l'Erayon. Per una classifica, la Gregoriana 28 punti, Real Palomonte 27, Real Agropoli 21, Procoliano 20, Cicerale 19, Pattano 18, Sassano e Newmassa 15, Rofrano, Erayon e Acquavelle 10, Pollese e Certosa 7, Nuova San Vito Sapri 6, chiude l'Alfanese con 0 punti. Giuseppe, sembra una corsa a 2 in questo girone. Sì, sembra una corsa a 2, poi abbiamo visto appunto l'ennesimo purtroppo sconfitta del Cicerale. Il Real Palomonte comunque insegue la capolista gregoriana, sempre con il marcatore che rimane fisso Troiano, anche se sono due giornate che non sta segnando, evidentemente o non sta giocando oppure avrà qualche problema sicuramente. Troiano che è veramente un grandissimo calciatore, il Real Agropoli ha pareggiato su un difficile campo che è quello del Procoliano, altra squadra sicuramente di peso di questo girone di prima categoria. Per quanto riguarda invece le squadre nostrane, abbiamo visto per fortuna le due vittorie sia del Pattano. Abbiamo portato bene il mister Antuoni. Era stato qui la scorsa settimana, avevamo detto appunto che ritornava sui campi di calcio non da allenatore ma da calciatore, lo ha fatto ed ha portato appunto il Pattano alla vittoria del derby, perché poi era un derby quello con l'Acquavella. Per 3-2, un bellissimo gol da fuori. Beh, il Massa era quasi una vittoria scontata. Era vittoria scontata, anche se i ragazzi del Massa comunque sono andati molto concentrati lì, perché nonostante l'Alfanese non sta facendo, gioca con dei ragazzini, degli under, non sta diciamo facendo nessun punto quest'anno in classifica, è una squadra molto giovane, sicuramente non una squadra capace purtroppo di affrontare questo campionato di prima categoria. Ma la squadra del Massa è andata lì motivata e certo comunque non era facile vincere, quindi penso che il mister Altobello sicuramente può dire meglio di noi. È importante anche quando affronti squadre magari di bassa classifica andare con la mentalità giusta, altrimenti si rischia di fare sono le gare più difficili, ovviamente. Sì. Sono le gare più difficili perché è normale, chi sta ultimo in classifica quando gioca con la prima della classe trasforma le proprie energie non al 100% ma al 1000 per 1000, quindi può succedere poi l'inverso per chi sta in vetta alla classifica. Abbiamo visto pure, faccio un esempio, noi non parliamo di quei campionati in questa trasmissione, però abbiamo visto anche il Cinzia in Serie D, addirittura ha fatto risultato contro il Trastevere, quindi cosa inaspettata. E
Colgo anche l'occasione, a proposito, visto che tu hai citato il girone che noi non trattiamo, la Serie D, di ricordare l'evento a Vallo della Lucania, i 60 anni della Gelbison, sì. Quindi grande festa in piazza a Vallo della Lucania, dove noi facciamo gli auguri e invitiamo voi cittadini a partecipare a questa bellissima festa. Mister, sì. Parlare delle prime è semplice, a volte diventa facile, ma il Cicerale, che era partita con progetti diversi. Sì, infatti sono nelle ultime quattro partite che ha perso colpi, non so cosa sia successo, perché comunque era una squadra attrezzata per le alte posizioni. Sta trovando delle difficoltà, non so quali siano i motivi, perché non sto nell'ambiente, non vi so dire quali siano i motivi, ma è comunque una squadra allestita per stare là sopra. Forse diciamo quella che ci fa più come posizione più eclatante, mister Morrone, è il Procolliano, no? Tutto sommato, perché la Gregoriana, insomma, sapevamo in partenza che è una squadra attrezzata. Sì, però sì. Potrebbe anche il Colliano è una sorpresa. Sì, è una sorpresa, ma come ci sono tante altre sorprese in questo girone, perché oltre al Procolliano c'è il Pattano neopromossa che sta facendo molto bene, soprattutto nelle ultime settimane, e anche lo stesso New Massa che l'anno scorso è arrivato in prima categoria proprio agli spareggi, quindi vedere che questo campionato, oltre le prime due che forse lotteranno fra di loro, per quanto riguarda i playoff ci sono molte squadre che possono lottare, quindi, perché se vediamo bene Procolliano, Cicerale, Pattano, Sassano e New Massa hanno pochi punti di distanza. Sì, più o meno sono sullo stesso piano. Sì, quindi sì, sono squadre... Il Cicerale, ritornando al Cicerale, può darsi che il contraccolpo psicologico l'ha avuto proprio con la sconfitta nello scontro diretto, sì, quando era in classifica con la Gregoriana. Lì è stato forse il contraccolpo psicologico e ancora forse oggi non si sono ripresi. Lo sta pagando. Vediamo il turno successivo del girone di prima categoria. Certosa di Padua, Nuova San Vito Sapri, Gregoriana Pollese, Erayon Sassano, New Massa Acquavella, Pattano Cicerale, Real Agropoli Alfanese, Rofrano Procolliano. Riposa nell'occasione il Real Polomonde. In questo prossimo turno, Giuseppe, chiedo scusa alla regia se mi lascia un attimo il turno successivo. Ecco, come diceva prima il mister Morrone, che il Pattano è anche una sorpresa. Questa partita, dopo il rientro delle vacanze natalizie, è una partita importante per il Pattano. Una partita importante, e poi come ricordava appunto Gian Antuni la scorsa settimana, loro c'erano il turno di riposo, quindi sicuramente speravano in un turno di riposo magari anticipato, e purtroppo il girone gli ha dato questa sorpresa, perché poi riposare subito dopo già una sosta è un po' difficoltoso anche per mantenere l'attenzione giusta per affrontare queste partite. È la partita contro il Cicerale del dentro fuori, secondo me, per quanto riguarda il Pattano, perché deve dimostrare appunto di avere quella maturità giusta per poi affrontare le altre sfide e arrivare magari in zona playoff a giocarsi questi playoff quest'anno. Però insomma siamo all'undicesima giornata. Sì, gli obiettivi comunque, come dicevano pure, gli obiettivi sono quelli comunque di una salvezza. Però è normale che vittoria chiama vittoria, quindi l'entusiasmo cresce. Beh, sarà una tesi pure per il Cicerale, vedere se certo a cosa ambire. Ovviamente tutto io dipende. In questo girone terrei d'occhio, a parte le prime due che forse sono un gradino in più, ma la Real Agropoli è un'ottima squadra. È una squadra composta da giocatori di esperienza e giovani. C'è un misto di esperienza e gioventù. Quindi un mix perfetto, tu dici. Mix perfetto, quasi come l'abbiamo noi. Noi abbiamo un mix di gioventù e di esperienza. La Real Agropoli può essere la sorpresa di questo campionato. Ovviamente io dico che sempre per le prime della classe, ma anche per chi li insegue, è importante poi questa sosta natalizia, è importante insomma mantenere la concentrazione, insomma fare un richiamo alla preparazione. Ne stavamo parlando adesso, io sono molto preoccupato per questa sosta natalizia, dicevo a lui affrontare, noi adesso dopo la sosta affrontiamo, giochiamo, c'è il 4 in Coppa e l'8 in campionato. Non sai mai come trovi la squadra, se non arrivano le partite non puoi mai sapere, che sì, si fanno gli allenamenti, si rifanno, ti tocca un po' la preparazione. Sicuramente il ritmo non è quello della partita. Quindi vai a perdere un po'
di intensità la puoi perdere. Poi ci sono queste feste che non siamo dei professionisti. Certamente, certamente. Quindi qualcuno però, dire, può esagerare. Ecco, per chi allena... È tutto un punto interrogativo. Per chi, sicuramente, ma per chi allena queste squadre che sono, ecco, tipo la tua, ma come le altre squadre che abbiamo citato prima, la Campagna Gregoriana, credo che chi allena le motivazioni giuste, sa toccare le corde giuste per mantenere alta la concentrazione. Quindi questo credo che anche perché poi alle spalle, insomma, c'è una società, ci sono esperienze e credo che non è facile poi, con tutto che poi, come hai detto tu, qua non siamo professionisti, insomma, gente che lavora, gente che va a scuola, quindi gioca al calcio per divertimento prima di tutto. Bene, dopo i gironi di prima categoria passiamo ai due gironi di seconda categoria. Girone I, Atletico Santa Maria 1-0, Atletic Calcio Stella 2-1, Ricigliano Urtino Sport 2-2, Real Postiglione Ursentina 2-1, Macchia Fobal Club Kiev 0-1, Licinella San Michele Olevano 5-1, ha riposato l'Atletico Saracena. La classifica: Atletico 22 insieme a Calcio Stella, Fob Club Kiev 17, Licinella 15, Atletico Saracena e San Michele 13, Real Postiglione 11, Macchia 10, Santa Maria Atletic 8, Rutino 5, Ricigliano 5, chiude la classifica l'Ursentina con 3 punti. Giuseppe, sorpresa, no, la sconfitta del Calcio Stella? Sorpresa, io sono stato lì a Torchiara a vedere la partita, ma devo fare i complimenti alla squadra di mister Di Renzo, a Sirignano, a De Bernardo e a tutti gli altri calciatori, perché veramente hanno fatto un'ottima partita che l'ha decisa appunto una punizione magistrale del sempreverde Sirignano, quindi sicuramente una partita... Il mio amico ha segnato anche domenica. Anche domenica, quindi si sta risvegliando di nuovo anche Massimo, quindi facciamo i complimenti. Per quanto riguarda poi la partita in sé, il Calcio Stella, almeno per quanto mi riguarda, non ha espresso veramente i valori di una squadra prima in classifica in quella partita, perché comunque è stata quasi sempre dominata dal Torchiara. Stanno a dirsi, però per quanto riguarda la classifica, non sembrava appunto il Torchiara una squadra di bassa classifica e il Calcio Stella una squadra prima in classifica. Gli altri complimenti vanno appunto poi alla squadra di Maddalena, della presidentessa Maddalena del Rutino, perché un ottimo pareggio esterno, arrivato appunto con il gol di Simone Amendola, difensore centrale, che se non erro è stato anche vicino a vestire la maglia rosso-blu della Sammarese, almeno in estate c'erano delle voci che lo portavano verso San Mauro, poi il futuro è stato diverso. Scusa se ti interrompo, come vedi mister, noi siamo informati, quindi anche del calciomercato. Quindi no, so che era stato vicino quindi a vestire la maglia rosso-blu della Sammarese. Comunque la Sammarese vanta difensore centrale di tutto rispetto, quindi sicuramente sta messa in buone mani. Per quanto riguarda il resto, abbiamo appunto visto questo sorpasso quindi dell'Atletico Veca, che secondo me è la squadra più attrezzata rispetto al Calcio Stella per vincere questo campionato. E anche il Chieve sta facendo un buonissimo campionato, una terza posizione sicuramente meritata. Siamo ripresi, diciamo, dopo qualche risultato poco... E anche in questo girone, come dicevamo prima, della prima categoria, di stare attenti al Real Agropoli, direi anche di stare attenti all'Atletico Saracena, perché potrebbe essere una sorpresa, una buona squadra, l'altra squadra di Agropoli che mette appunto il campionato di seconda categoria, una buona squadra, un buon centrocampo soprattutto. Bene, vediamo il turno successivo. Atletico Macchia, Calcio Stella, Licinella, questa è una partita importante. Club Kiev Atletico, Rutino Sport Real Postiglione, Santa Maria Ricigliano, Ursentina Atletic, riposa il San Michele Olevano. Passiamo adesso al girone successivo. Risultati: Casaletto Atletico Montesano 1-1, Novivele Atletico Caselle 2-1, Licusati Centro Storico Lendiscosa, Centro Sportivo, 1-1, Elea Virtus Atletico Pisciotta 0-0, Gioi Laurino 3-1, San Maurese Pro Atena Calcio 5-0, ha riposato il Forie Futani. Questa è la classifica: San Maurese prima in classifica, punti 24, Atletico Montesano 16, Elea 14, Atletico Pisciotta, Laurino 13, Pro Atena Novivelia 12, Centro Sportivo Lentiscosa 10, Futane 9, Casaletto 9,
Antesano Calcio 7, Gioi 6, ultimo Atletico Caselle, punti 4. Allora, mister, innanzitutto complimenti per questo, per questa continuità di risultati. Ovviamente noi ci siamo sentiti già per telefono altre volte e lei mi ha confermato che è una squadra attrezzata, puntata dall'inizio, sì, a vincere il campionato. Sì, è stata proprio costruita per vincere il campionato ed è stata costruita per competere in qualsiasi girone fosse stata inserita, che noi avevamo anche la possibilità di essere inseriti nel girone di Battipaglia. Chiedo scusa mister, se interrompo, prego. Abbiamo una sorpresa questa sera. Dottore, buonasera. Stavo dicendo agli ospiti che abbiamo una sorpresa questa sera, abbiamo il medico sociale della Salernitana, il dottor Italo Leo, credo da Polla, da Ritiro, vero dottore? Siamo appena rientrati in città a Salerno, oggi ci siamo allenati in città finalmente. Quindi avete la penitenza è finita? La penitenza è finita, sì, almeno per il momento. Allora mister, chiedo scusa dottore. Noi ci siamo sentiti prima, noi sappiamo, io so, ma penso tanti sportivi lo sanno, che c'è stato un grande evento a Salerno organizzato da lei, questo convegno contro la lotta ai tumori. Ci può dire ancora meglio? Sì, allora niente, abbiamo organizzato come Salernitana Calcio questa serata benefica per raccogliere dei fondi per la Lega Italiana Lotta ai Tumori della sezione di Salerno, e ne abbiamo approfittato per fare un po' di informazione e formazione scientifica. Abbiamo avuto il piacere di avere ospiti di fama nazionale e internazionale che hanno discusso di argomenti a voi cari, nel senso che abbiamo parlato di alimentazione, confine trasporto e fili di vita, facendo riferimento ovviamente anche ai giovani calciatori in fase di crescita. Abbiamo discusso appunto con il professor Eugenio Iorio, che è il presidente dell'Osservatorio Internazionale dello Stress Ossidativo. Abbiamo parlato con il dottor Franco Di Stasio, che è l'odontoiatra e iatologo della squadra, e ha parlato soprattutto sull'importanza della prevenzione nell'atleta. Ecco, questo che volevo chiedere: quanto è importante la prevenzione nello sport e in modo particolare per il settore, diciamo, dilettante? Sì, allora nello sport, perché è facile prevenirlo nel settore professionistico, ma nel settore dilettante in modo particolare, io dico soprattutto nelle scuole calcio dove si incominciano a formare i futuri calciatori, quanto è importante la prevenzione? Allora, come nello sport come nella vita, la prevenzione ha un costo inferiore rispetto poi alla cura, quindi anche da un punto di vista economico, aziendale, è più importante intervenire in età evolutiva che poi quando il danno già è fatto. A tal proposito è utile ed è importante lavorare con gli istruttori e con gli allenatori delle scuole calcio, che sono i primi maestri che hanno a che fare con il giovane atleta in fase di sviluppo. Quindi una maggiore formazione e informazione da parte degli stessi ci può ridurre sostanzialmente quelle che poi saranno le patologie legate allo sviluppo dell'atleta. Quindi è importante investire nella scuola calcio, ma è importante anche investire nelle professionalità delle scuole calcio, quindi affidare i settori giovanili delle società a personale adeguato in modo tale da poi ridurre i costi nella fase. Condivido pienamente il tuo pensiero. E quanto è importante, oltre alla prevenzione in generale, ma io dico sempre in modo particolare, soprattutto quando parliamo di bambini e quando parliamo di campionati minori, a me certe volte insomma rimango male quando non vedo su questi tantissimi campi del Cilento, in modo particolare, la non presenza su un campo sportivo né di un medico e né tantomeno di un'ambulanza. Questo è grave, questo è gravissimo, anche perché la Federazione Italiana Gioco Calcio prevede nelle partite ufficiali la presenza quantomeno di un presidio sanitario, quindi questo è grave. Ovviamente io, avendo a che fare con società professionistiche, queste problematiche per fortuna non le abbiamo, però certo. È chiaro che capisco che sui campi del Cilento è difficile andare poi ad effettuare una copertura a 360 gradi, quindi qui poi subentrano le società ad essere attenti a questa
a questa situazione. Quindi è un invito che faccio e rivolgo anche ai presidenti delle società dilettantistiche, quello di investire nella prevenzione, investire nell'area medica, e non badare a spese da questo punto di vista, perché la salute del calciatore e dell'atleta viene prima di tutto il resto. Dottore, giusto per concludere, come sta la Salernitana fisicamente? La Salernitana sta bene fisicamente, psicologicamente stiamo un po' male, perché siamo reduci da questa sconfitta con il Carpi e da questo ritiro che, diciamo, chiamiamolo tra virgolette punitivo. È chiaro che ci avviciniamo al derby non nelle migliori condizioni psicologiche, però da un punto di vista fisico la squadra c'è, ci attendiamo tutti una risposta anche di orgoglio in quel di Avellino. Bene, io ti ringrazio di questa gentilissima telefonata, ti faccio gli auguri di un buon Natale a nome mio e a nome di tutta la redazione di 7 TV da Vallo della Lucania, e un in bocca al lupo per il derby. Vi auguro un buon Natale a tutti i telespettatori e ci rivediamo a presto. Grazie, buona serata. Arrivederci, buona serata. Bene, è stata piacevole, credo interessante, mister, questa telefonata. Che ne dici? Molto interessante, giusto che ci sia prevenzione nel calcio e si dovrebbero attrezzare un po' tutte. Noi fortunatamente il dottore ce l'abbiamo la domenica al campo. E questo è importante, perché spesso e volentieri tante società di calcio dilettantistico ce l'hanno sulla carta, come perché no, è obbligatorio, ma poi giustamente quando succede un evento poi abbiamo difficoltà. Anche durante gli allenamenti è presente. E questa è una cosa bella e importante. Allora, com'è il suo organico? L'organico è di categoria superiore, è un ottimo organico questo. Ed è un organico soprattutto composto da persone molto intelligenti. Io sono rimasto colpito favorevolmente da questo gruppo di ragazzi. Io erano un paio d'anni che avevo perso un po' di stimoli nell'allenare. Questi ragazzi, devo dire la verità, mi hanno fatto venire, ritornare la voglia di stare sul campo. E una cosa che a me sta dando fastidio in questo ultimo mese, ho sentito dire in più parti, anche a San Mauro, addirittura da dirigenti ospiti, chiamare questi ragazzi mercenari. Il mercenario nel calcio è quel giocatore che va in un luogo, prende i soldi, diciamolo alla cilentana, e se ne strafotte, ma non dà quel massimo impegno. Io alleno questi ragazzi dal 12 settembre, non mancano ad un allenamento, se li vedi ad allenarsi, hanno un'intensità, una serietà, da veri professionisti, sono dei piccoli professionisti questi ragazzi, sono solo da elogiare e c'è una sana concorrenza, noi siamo un gruppo di 23 ragazzi. Quindi un bel gruppo. Con 3 portieri, quindi a me tocca mettere in tribuna 3-4 giocatori ogni domenica, sono giocatori che questi possono giocare in qualsiasi, possono giocare titolare in qualsiasi categoria, qualsiasi campionato di seconda eppure di prima. Si allenano con un'intensità, sanno che possono andare in tribuna come possono andare in campo, sono solo da elogiare. E questo è un bene per noi, perché questa sana concorrenza ci fa stare concentrati al massimo. Sempre attenti, è normale. Sempre attenti. Perché chiunque ha interesse a rubare il posto all'altro compagno. Io domenica ho fatto 3 sostituzioni. Avevo in panchina Ferrazzano, Amendola, Nicola Volpe. Giocatori che ho fatto entrare e sono stati dei migliori. Che tendono a riconquistarsi il posto, ma accettano la parola. Io vorrei spendere una parola sulla parola che l'hai detto prima, mercenario, che la parola è un brutto termine. Io ritengo, è una mia veduta personale, io dico una cosa, che nel momento in cui una squadra punta a vincere un campionato e nel momento in cui non ha nella propria località, nel proprio paese, tutti gli uomini disponibili, è normale che ha bisogno di attingere nelle vicinanze dei paesi, no? Che possono essere anche un paese come Agropoli, come Battipaglia, come Eboli, non lo so, come Vallo della Lucania. Ed è giusto che gli venga corrisposto, quantomeno
Il rimborso spesa. Il rimborso spesa, la benzina, la macchina. È normale che se poi ci sta quel presidente di turno che economicamente sta bene e decide che anziché dare il rimborso spesa a un giocatore gli garantisce uno stipendio, io personalmente non sono tanto convinto, perché credo che in questi campionati di terza, di seconda, ma anche di prima, credo che poi alla fin fine queste cose si girano al contrario, perché poi finisce quel personaggio di turno che decide di investire una certa cifra. Invece sono d'accordo, a chi ovviamente non è del paese, contribuire alle spese naturali mi sembra corretto, che potrebbe essere la 50 euro, la 30 euro, la 60 euro, non lo so, cioè, però è normale che gli venga rimborsato, perché oltre, visto che non sono professionisti, sicuramente gente che lavora, quindi per venire mette benzina nella propria macchina, è giusto che gli venga rimborsato. Quindi la parola mercenario è una parola, insomma, grossa. L'ho sentita dire più volte, anche dalla panchina ho sentito dire questa frase, dà molto fastidio. A volte succede, quando l'avversario è succube della prima della classe, e allora si inventa un po' di tutto. Quindi diciamo questo, che c'è un po' di genere, come dire, la Sammarese, per quanto riguarda, non dico tutte le squadre, però la maggior parte delle squadre di questo campionato c'è un po' di, diciamo, di invidia, di sana invidia, a volte purtroppo non è sana. Però per quanto riguarda la San Maurese, il discorso non è relativo soltanto ai giocatori che sono stati capaci di portare a San Mauro, che poi, come ha detto il mister, la prima cosa che ha detto alla tua risposta, siamo una squadra di un'altra categoria, quindi lo ha ammesso ed è indubbia la cosa. Ma la San Maurese è una società, è una squadra che lavora da 360 gradi, lavora tutto l'anno. Io ho avuto modo di vedere pure durante le feste dell'estate, ecco, si mettono a disposizione, è una società che lavora, che fa la festa, quindi nella festa magari riesce a raccimolare i soldi che servono poi per una stagione calcistica competitiva e comunque con trasferte lontane come quella di questo girone. È una società molto unita. Hanno fatto appunto dei biglietti, una lotteria, tutto il lavoro alle spalle. Io ti dico la verità, io sono stato oggetto di un comunicato stampa a proposito della Sammarese, che l'ha fatto appunto qualche settimana fa, nel quale appunto in una trasmissione fatta di Infocilento ero stato appunto protagonista di un discorso sulla Sammarese, nella quale appunto si discuteva di alcune partite della Sammarese nella quale erano andati in svantaggio, tipo quella con il Dicusati, nella quale eravate andati in svantaggio per 1-0 e poi avete vinto la partita 2-1. L'unica cosa che ci tengo a ribadire, prima di tutto, che non ho niente contro la Sammarese, anzi, nessuno me ne voglia. L'abbiamo già detto l'altra volta, può confermarlo appunto il nostro amico Angelo Giordano, che addirittura sto aspettando da lui la maglietta della Sammarese numero 33, quella che ha appena fatto, quella blu, stile Francia, quindi figurati, sono un sostenitore della Sammarese. E poi mi piace soprattutto il modo che hanno loro di lavorare, ma non soltanto con la squadra che mettono a disposizione per quanto riguarda il livello tattico e tecnico, che veramente non si può discutere niente, faccio complimenti di questo ai due mister qui presenti questa sera, ma tra l'altro è una società veramente di tutto rispetto, una società che fa allenare, 20, come ha detto il mister, 23 allenatori, 23 giocatori, sia il martedì o il mercoledì o il giovedì, mercoledì e venerdì quando fanno allenamento, una società sempre presente col medico sociale, con una società presente, come ho detto, tutto l'anno, non soltanto nel, e poi hanno un progetto ambizioso, il progetto di, appunto, di partire dal basso, di fare una scalata. Quindi ben venga appunto la messa a disposizione di questi giocatori da parte della società. Quindi penso che i mister sono soltanto contenti di questi calciatori che hanno nella. Io quello che vorrei chiedere invece al tuo secondo, al mister Morone, che come mi sembra, prima impatto, a volte a me mi colpisce molto il primo impatto, tutto è tranne che secondo. Però supponiamo che lei è un secondo, come è così nelle squadre, cosa vorresti rubare al tuo mister? Quali sono i segreti che vorresti rubare? Guarda, io è da poco che collaboro con lui, l'anno scorso abbiamo avuto una piccola esperienza insieme. E la capacità di capire tutto, cioè lo spogliatoio lui lo tiene sempre unito, cerca sempre di mantenere i ragazzi vivi. Vedere il discorso che ha fatto la partita prima del Pro Atena è stato molto bello. Cioè dire ai ragazzi: voi siete forti, voi siete bravi, ma non state a sentire alle solite dicerie sul fatto che siete mercenari, perché io vedo in voi la voglia ogni giorno per giocare. Vedere quei ragazzi applaudire il proprio mister
di capire che non siamo soltanto di fronte a una persona che è brava a mettere la squadra tecnicamente, cioè di farla giocare, di farla correre in campo e anche tatticamente, come ha messo lo stesso Pratino domenica scorsa, ma di avere una persona veramente di un uomo completo. Io quindi anche vorrei mettere un po' di... dal punto di vista umano è una persona io vorrei mettere completa. Un po' di pepe, cioè, io capisco che siamo a Natale, però siamo tutti più buoni, però mi è sembrata una risposta già scontata, vero Giuseppe? Cioè, mi sembra pappa e ciccia sta cosa. No, vabbè, no? Sicuramente io sono vice, io nel girone appunto della 18 ragazzi, vederli che si allenano tutti quanti con voglia, vedere dei ragazzi che sono stati in promozione, essere anche ripresi da lui e dire sì, mister, ha ragione, accontentarsi della panchina, secondo me questo sta a significare proprio della completezza di mister Altobello. Può essere... Vuol dire anche che diciamo le amicizie che abbiamo fatto di nuovo. Ho provato a mettere un po' di 8 di sale, 30 gol fatti, 6 gol subiti. Siamo andati in svantaggio oltre la partita che ha detto contro l'Antesana, anche con il Novivelia e anche contro la squadra del Montesano la seconda partita. E lui è stato capace di rientrare in panchina, di rassicurare i giocatori, di dire voi siete forti, dovete soltanto essere convinti che voi siete soprattutto forti. Soprattutto con Novi, si è vista proprio la con mano. Con 2-1 il secondo tempo, l'altro è cambiato il tutto. Secondo tempo noi abbiamo fatto 3 gol e oltre 10 azioni che hanno avuto un tiro in porta, quindi sta a significare proprio la bravura di mister. Infatti io ero venuto a vedere la partita col Pratano che poi non si è presentata sul campo di San Mauro, infatti ho assistito all'allenamento e posso dire che quello che diceva appunto il mister è vero, perché assolutamente con calciatori che poi comunque hanno fatto campionati magari chi di promozione, categorie serie D, quindi categorie superiori, che stanno a sentire il mister in questo modo non è data da tutti, quindi sicuramente vuol dire che oltre ad aver scelto bravi ragazzi a livello calcistico hanno scelto anche bravi ragazzi per quanto riguarda la vita sociale. Ecco, in questa campagna acquisti invernale cosa abbiamo aggiunto a una squadra già forte? Abbiamo aggiunto un grande difensore a Foncelli, abbiamo rinforzato l'attacco, perché noi comunque abbiamo Pietro Volpe che non si può allenare per impegni di lavoro. Qui infatti si vede che una partita ha giocato titolare, però è quel classico giocatore che per come siamo noi ti può spezzare la partita in un momento all'altro. Non si allena, ma ha qualità tecniche e fisiche straordinarie. Capocannoniere pure dello scorso anno. Sì, ha fatto più di 30 gol. Quest'anno, già sta quest'anno mi ha fatto 5 mezze partite, 4 gol, che io l'ho fatto sempre subentrare. Però ecco che con la difesa stanca ti può fare la differenza. Non è giusto che giochi dal primo minuto, perché ci sono 18-20 ragazzi che si vengono ad allenare. Lui venne ad allenarsi il mercoledì che avevamo la partita in Coppa e l'ho messo in campo la domenica successiva anche per fargli prendere minutaggi. Domenica non era disponibile perché è influenzato. Mister, che vogliamo dire ai tifosi sammaurese? Tifosi sammaurese non ci seguono molto, partecipano, come ha detto lui, perché tutto il paese partecipa, perché fare 4-5 feste e raccogliere un bel gruzzoletto c'è la partecipazione di tutto il paese, ma al campo non vorremmo vedere un po' più di gente. Quindi l'appello è quello di avere sì, bene, di vedere un po' più persone al campo anche la domenica, perché come dicevamo prima non è fatto soltanto da ragazzi di fuori, comunque un paese è piccolo, 700 abitanti sono residenti, però abbiamo comunque 5 giocatori di San Mauro Cilento e quelli domenica erano 3 in campo, perché c'erano Materazzi, c'era Esposito e c'era Petillo che era il nostro capitano, sì, questa settimana, e erano titolari, quindi è vero che ci sono molti giocatori di fuori, ma è vero anche che ci sono 5 ragazzi di San Mauro. Vabbè, è giusto che sia così. Purtroppo, se vuoi ambire alla promozione, un progetto ambizioso come quello della San Marese, è difficile poi fare una squadra per trovare dei ragazzi di San Mauro Cilento. Bene, passiamo al turno successivo di seconda categoria. Foria Futani, Antesano Calcio, Montesano, Novivelia, Atletico Pisciotta, Gioi, Centro Sportivo Lendiscosa, Elea Virtus, Laurino, San Maurese, Proatana Calcio, Casaletto, riposa il Foria Futani.
Futani ha riposato domenica. No, abbiamo riposato già, quindi c'è un errore. C'è un errore perché gioca con la Caselle. Sì. C'è stato. Bene, allora con questo girone concludiamo la prima parte. Io ringrazio gli ospiti che ci hanno onorato della loro presenza, grazie, mister Altobello e il suo vice Morrone. Io vi ringrazio, vi auguro un buon Natale, un felice anno nuovo e in bocca al lupo per il campionato. Grazie, altrettanto.